fortuna è terminata nel migliore dei modi, in maniera molto positiva. Beh, infinita no, è finita. È stata una giornata lunga sicuramente, dove abbiamo avuto anche modo di conoscere tante professionalità. Sicuramente quelle della... Prego, colonnello, venga vicino a me, la prego. Della Brigata Taurinense, degli artificieri sicuramente, che sono stati i veri protagonisti. Ma i veri protagonisti, io penso, e poi ve lo potranno dire i sindaci, sono stati i cittadini di Taggia, di Riva, che hanno passato una giornata diversa, però hanno dimostrato grande pazienza, grande senso civico tra l'altro. Quindi faceva piacere vedere i bambini che giocavano, hanno passato una giornata in serenità, tutto è andato bene, adesso stiamo ultimando le ultime attività e quindi sinceramente possiamo, perlomeno per quanto riguarda la prefettura e tutte le forze dell'ordine che sono qua vicino a me, che ringrazio, una giornata positiva, ecco, diciamo così, è andato tutto bene, grazie. Colonnello, racconti un po' come è andata. Beh, l'intervento è stato complesso e difficoltoso, ma comunque l'esercito è sempre in prima linea, in particolare gli artificieri delle truppe alpine, in supporto alla comunità locale, grazie anche al coordinamento e alla sinergia che si è avuto con le autorità locali e sotto la guida della prefettura e con le forze dell'ordine. Qual è stato il momento più complicato, più difficile di questa giornata? Beh, sicuramente le prime fasi in cui si è dovuto spostare la bomba dalla situazione particolarmente delicata in cui era, quindi a bordo del mezzo, sono state quelle più complesse e anche più rischiose. Non capire anche perché non è saltata la seconda spoletta subito e siete dovuti ricorrere a quest'altra soluzione? Beh, la spoletta l'abbiamo trovata, quella di naso, veramente molto danneggiata dall'impatto che ha subito nel suo normale corso durante la seconda guerra mondiale, e non è stato possibile rimuoverla con la chiave a razzo così come è stato fatto su quella di coda. Quindi siamo dovuti ricorrere a una procedura più lunga ma necessaria per effettuare l'operazione in completa sicurezza. Siete comunque riusciti a terminare nei tempi concordati? Certo, in linea di massima siamo riusciti a fare tutto quello che dovevamo fare in piena sicurezza e nei tempi previsti. Sindaco, iniziamo dal sindaco di Taggia, ci racconti questa giornata veramente lunga. È stata una giornata veramente lunga, però il bilancio è del tutto positivo. Da parte mia un grande ringraziamento davvero al prefetto, all'esercito, a tutte le forze dell'ordine, ma a tutti i cittadini, perché comunque hanno affrontato questa sfida con grande maturità. Chiaramente non è stato facile muoversi da casa, non è mai bello per nessuno. C'è stato alla fine un bilancio che porta a una giornata quasi allegra, di festa, perché comunque l'approccio positivo che i cittadini hanno rivolto nei confronti delle forze dell'ordine, della protezione civile e tutti, ha fatto passare meglio queste ore. Non era uno scherzo, noi abbiamo seguito con anche un po' di preoccupazione le fasi di disinnesco della bomba. Davvero il ringraziamento è molto sentito, perché non c'è nulla di banale in quello che è stato fatto oggi. C'è stato da parte mia l'onore di partecipare, dare il contributo a un sistema paese che forse non molti comprendono, che però quando si mette davvero in sinergia poi risolve delle problematiche molto complesse. Quindi grazie a tutti. No, in realtà no, noi avevamo praticamente nelle nostre strutture tutti i positivi registrati, quindi permettetemi anche un plauso ad ASL, ma anche ai nostri servizi sociali che hanno saputo monitorare e prevedere gli afflussi. Tanta attenzione nei confronti dei più fragili, in questi minuti sono già nelle loro case, quindi le case di riposo sono già al completo, sono tornati nei loro luoghi, i positivi anche, poco a poco ora i cittadini rientreranno nei loro domicili, quindi direi davvero grande soddisfazione per un'operazione non facile. Sindaco Giuffo, anche Riva Ligure ha dovuto lavorare per diverse ore per risolvere e arrivare a questa soluzione finale. Sì, è stata una giornata all'insegna di tre parole: professionalità, solidarietà e informazione. Professionalità, perché abbiamo assistito a un'opera davvero importante da parte degli artificieri, la professionalità che hanno avuto tutte le forze dell'ordine che
che hanno collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa, Sua Eccellenza il Prefetto che ha coordinato alacremente e perfettamente le operazioni, solidarietà perché tutto il mondo del volontariato, Protezione Civile, Alpini, Croce Rossa e le associazioni varie sparse sul territorio hanno fatto del loro meglio per non lasciare nessuno indietro. E permettetemi informazione perché tanto di questo successo, di questa giornata, è dato anche da voi organi di stampa che avete fatto con dovizia di particolare il vostro lavoro, avete permesso ai nostri cittadini di essere pronti e di avere quel giusto atteggiamento di responsabilità che era necessario affinché oggi passasse la giornata in questo modo. Quindi veramente grazie di cuore a voi tutti i giornalisti perché oggi come noi siete i protagonisti di questa giornata, come ovviamente lo sono più di ogni altro, i cittadini che con pazienza e con tanta responsabilità ci hanno aspettato e stanno ancora aspettando quei pochi minuti che mancano per alcune zone. Grazie davvero di cuore.